Linguaggio e tecnica della fotografia, del video, montaggio video digitale, tecniche di elaborazione delle immagini digitali, progettazione e realizzazione di prodotti multimediali. Saranno questi alcuni degli argomenti trattati nel corso del percorso di studi del nuovo indirizzo audiovisivo e multimediale del Liceo Artistico De Ruggero VII di Caltanissetta. Metodologia di didattica condivisa, interdisciplinare e multimediale. Durante il secondo biennio, il quinto anno, le discipline laboratorio audiovisivo e multimediale permetteranno agli studenti di approfondire le proprie conoscenze specialistiche dell'indirizzo. Nei laboratori, infatti, ci sarà spazio per la progettazione grafica, cartacea e digitale, per la produzione delle immagini grazie al teatro di posa e ancora il montaggio e persino il doppiaggio nello studio di registrazione. Quindi un indirizzo innovativo vicino ai ragazzi, vicino al mondo che loro popolano, che è quello assolutamente sempre presente nella loro vita, quindi la multimedialità, gli audiovisivi, la musica, l'arte. Quindi è un indirizzo molto adatto alla creatività degli studenti che possono acquisire però delle competenze professionali per poi spendersi nel mondo del lavoro, continuare gli studi e specializzarsi nel campo specifico del digitale, dell'immagine, della comunicazione. Il progetto credo sia stato approvato perché ha anche questa continuità della scelta del nostro liceo di avere un indirizzo che si potesse benissimo incastonare nel liceo classico, linguistico, coreutico, che è un liceo assolutamente dedicato all'arte. E questo sembra essere un legame che lo stringerà fortemente agli altri licei, l'arte, la creatività, l'immagine, la comunicazione, il linguaggio. Sono tutti elementi che ci permettono di dire che è un'ennesima perla nella collana. È di grande attualità il fatto che tutti i licei stanno digitalizzando la loro attività. Ebbene, questo liceo ce l'ha proprio nel DNA, la digitalizzazione, perché i ragazzi utilizzeranno il digitale per realizzare le loro attività laboratoriali e sviluppare le loro competenze.